Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti, apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti. Vederti splendere, Signor, nella luce della Tua gloria, ricolmi del Tuo amor, cantiamo santo, santo, santo. Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuore. Non nascondo la mia emozione nel vederla qui e nel ritrovarci tutti qui insieme. Avremmo dovuto farlo un mesetto prima, ma la provvidenza ci ha vinto positivamente e ci dispiace per l'accaduto, per la sua sofferenza,
però ecco, sappiamo che il Signore è grande, sostenuto lei anche dalle nostre preghiere, tutto è andato bene, il suo intervento, le auguriamo ancora ottima salute per lei e per noi, perché le diciamo le vogliamo bene e il Signore l'ha chiamato a guidare a pascere questa nostra diocesi. Il Signore conta su di lei perché continui la sua missione episcopale di padre, pastore, guida e maestro. Oggi qui siamo per un doppio motivo: la celebrazione della festa della Madonna della Provvidenza. Questa mattina ci sono state diverse messe, anche pomeriggio lei completerà con la celebrazione eucaristica, e per la nostra parrocchia, per la nostra città è una data assai importante, il 21 di novembre. Però, come le accennavo poc'anzi, questa mattina abbiamo avuto un altro ulteriore segno divino, perché mentre c'erano le messe della Madonna della Provvidenza, ho ricevuto una chiamata del nostro architetto Giuseppe Di Vita, il quale mi disse: Padre Angelo, dovresti recarti nella chiesa della Provvidenza, perché ci sono tutti i tecnici, gli architetti e l'impresa, perché dobbiamo dare inizio ai lavori della chiesa della Madonna della Provvidenza. Un bellissimo segno della grazia divina. Veramente dobbiamo avere fede e il Signore si manifesta. L'altro motivo è che lei oggi ha l'onore di completare ciò che è stato suo desiderio, appoggiato con i suoi collaboratori, quindi anche da me e dalla nostra comunità. Sono stati ristrutturati tutti quanti questi locali pastorali che adesso benedirà. Abbiamo un piccolo segno a ricordo, a memoria, questa lapide commemorativa che attesta quanto si è fatto. E qui è l'architetto Loreto Ognibene, che ringraziamo anche per i suoi interventi sempre puntuali, le due imprese Guarneri, i fratelli Guarneri, dovrebbero essere qui presenti, e l'Electric di Michele Grutta d'Aurio, che lavora anche in diocesi, ma e qui è stata anche una presenza abbastanza efficace. Nello stesso tempo benedirà anche i locali della nuova sede della Migrantes, a cui abbiamo dato parte di questi nostri locali, già sono operativi, e questa è un'altra ulteriore testimonianza che si vuole dare al centro della nostra città, con il servizio ai migranti. E come sa, ormai trovano la loro casa qui presso la parrocchia, i locali pastorali. Non parliamo tanto di integrazione, ma di interazione, perché noi ci arricchiamo della loro cultura, come delle loro tradizioni, e loro vicendevolmente anche attraverso le nostre. La domenica, la celebrazione eucaristica, particolarmente della domenica, è un momento assai arricchente. Grazie Eccellenza, voglia nello stesso tempo, mentre benedice questi locali, soprattutto benedire questa porzione della nostra comunità, che è la parrocchia di San Giuseppe. Grazie Padre Angelo per il suo zelo, il suo impegno e per quello che fa per questa comunità parrocchiale. Un tempo era la parrocchia più importante della città, San Giuseppe. Continua ad essere la parrocchia più grande per estensione di territorio e include anche la parrocchia della Provvidenza, oltre alla chiesa dell'Assunta e a tutte le rettorie che sono anche santuari diocesani, come il Signore della città, la Catena, San Francesco di Immacolato, per esempio. Quindi la sua opera è preziosa e lui ha preso a cuore
questa comunità e questa parrocchia, tra l'altro le sue radici sono proprio qua. L'ha preso così a cuore che con tanto zelo, senza scoraggiarsi, ha portato avanti tante opere, sia per quanto riguarda le pietre del Tempio, sia per quanto riguarda le pietre vive delle comunità che sono le persone. Salutiamo il Cesino, Giovanni, la professoressa Giovanni Panduro, che ha voluto così arricchire con la sua presenza, ma la sua devozione anche questo mio. E dicevo prima, Padre Angelo, il nostro ministero di sacerdoti o affonda nella fede, ed è un esercizio di fede, o diventa un mestiere, una specie di mestiere. Noi viviamo ogni momento nell'ottica della fede, proprio quella fede di cui oggi è arrivato anche un segno, perché proprio nel giorno della Madonna della Provvidenza si inizia, ecco, c'è stata la visita dell'impresa, dei tecnici, e quanto prima si inizierà il lavoro di restauro della Provvidenza, che lavori che sono stati il mio sogno da 21 anni, e ogni anno chi di voi si ricorda la Chiesa della Provvidenza. Ogni anno nella Chiesa della Provvidenza, durante la messa, dicevo, stiamo tentando con la regione e con la CEI in tutti i modi di restaurare questa chiesa, che è proprio il cuore della nostra città. Oggi ci siamo e sono lieto anche di benedire tutti questi locali. Anche questo è un segno della Provvidenza, sapete, perché non è che c'erano fondi, eppure un ripescato. Il Signore e la Madonna con San Giuseppe si sono adoperati per trovare i fondi necessari, così che questa comunità possa gioire e usufruire di questi ambienti. Adesso ci ricordiamo alla benedizione. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre, che ci guida e ci sostiene nella pazienza e nella carità di Cristo, sia con tutti voi e con il tuo Spirito. La Chiesa Cristiana di San Giuseppe, Canto di Dio e Mente e Canto di Dio, è il cuore della comunità cristiana. Fra essa e il quartiere c'è l'occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e della diaconia della carità. In questa trama di relazioni si inseriscono i nuovi ambienti parrocchiali che stiamo per inaugurare con la benedizione del Signore. Preghiamo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Padre, che mediante il sacramento del battesimo ti hai iniettato in tutto veramente e ti hai fatto membro del tuo corpo della Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola di tuo figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali al servizio della parrocchia di San Giuseppe e rendimi punto di riferimento e di incontro tra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso lancio verso la città del futuro. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del suo spirito.
taluno gli uomini, lacerati e dispersi, nell'unica famiglia pacificata nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi, su questi nuovi ambienti ristrutturati e rimasti sempre. Amen. Amen. Nel primo centenario di erezione canonica della parrocchia San Giuseppe, Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, essendo parroco il sacerdote Angelo Spilla, benedisse i locali pastorali e la canonica rinnovati su progetto dell'architetto Loreto Ognibene, con i lavori eseguiti dalle ditte Electric System Service e Guarneri. La comunità parrocchiale, sull'esempio del patrono della Divina Provvidenza, renda feconde le attività che vi si svolgeranno per essere nel quartiere e nella città segno tangibile della sollecitudine di Dio. Caltanissetta era il 24, ma ora 21 novembre 2024. Apri gli occhi del sole, voglio vederti, voglio vederti. Eccellenza Reverendissima, oggi per la nostra comunità parrocchiale, ma anche per la stessa città di Caltanissetta, per la ricchezza di devozione che continua a esserci, celebriamo la festa della Madonna della Provvidenza. Al termine di questa Santa Messa seguirà la processione. Siamo grati a lei che puntualmente ogni anno si rende presente in questa parrocchia che le appartiene doppiamente, in quanto vescovo e in quanto parrocchiano. Ogni tanto dico è un parrocchiano infedele, cioè perché io lo vorrei tutti i giorni qui, sarebbe un'esagerazione, non potrebbe fare il vescovo, però so come lei ama questa sua parrocchia, le siamo veramente grati, Eccellenza. Continuiamo a pregare per la sua salute, ci complimentiamo con lei per questa rapida ripresa. Le auguriamo sempre un apostolato fecondo e ora le aspetta tutto l'anno pastorale con il giubileo dell'anno santo. E vogliamo collaborare noi pastori, noi fedeli, gruppi parrocchiali, perché anche nella nostra diocesi si possa procedere secondo l'indicazione del Santo Padre Papa Francesco. In questa celebrazione, proprio perché la Madonna della Provvidenza è protettrice di tutte le categorie della Real Maestranza, sono qui, Eccellenza, alcuni rappresentanti. Il mio saluto a tutte le autorità qui presenti, in particolare al Vice Sindaco del Comune di Caltanissetta, la professoressa Giovanna Candura, a tutti voi carissimi e poi a tutti i delegati della Real Maestranza, presidente dell'Associazione della Real Maestranza Luigi Fiocco con il Consiglio Direttivo, il capitano della Real Maestranza per l'anno 2024 Maestro Edoardo Cammarata, il capitano della Real Maestranza per la Settimana Santa del 2025 il Maestro Gaetano Villanucci della categoria dei pittori e decoratori con tutte le cariche capitanali della categoria, tutti i capitani emeriti qui presenti, cerimonieri, presidenti delle varie categorie. Ma un ricordo particolare, proprio lo sentiamo fare, è una preghiera di suffragio per l'anima del grande cerimoniere della Real Maestranza, Gianni Taibbi, deceduto domenica scorsa. Lei
ha celebrato i funerali nella cattedrale lunedì scorso. Eccellenza, mettiamo nelle sue intenzioni anche le nostre intenzioni e il Signore porti a compimento ciò che a Lui piace. Grazie, Papa, carissimo Padre Angelo, questo parroco zelante che ha preso proprio tanto, tanto a cuore questa porzione del popolo di Dio, questa chiesa, queste chiese, perché si sta adoperando tanto e proprio oggi, nel giorno della Madonna della Provvidenza, si è già fissata la visita stamattina dell'impresa degli architetti, dei tecnici, per iniziare a giorni i lavori di restauro della nostra Chiesa della Provvidenza, che sarà veramente un bijou, una bomboniera verrà. E quindi ringraziamo il Signore, dopo tanti anni che andiamo ad inseguire, finalmente la Madonna ha provveduto. Ma Padre Angelo si è già tanto adoperato e ancora si sta adoperando per la Chiesa dell'Assunta, che già è aperta al culto, grazie anche a lui, alla sua tenacia, grazie al prefetto, bisogna dire, per il quale dobbiamo pregare perché ancora è in ospedale, ma ancora ci saranno altre sorprese nella Chiesa dell'Assunta. Anch'io mi unisco ai saluti dati dal parroco e anch'io voglio ricordare in modo tutto speciale il carissimo Gianni Taibi in questa celebrazione, mentre auguro a tutti i carissimi figlioli della Real Maestranza di saper seguire le orme di Gianni, dando sempre un'impronta spirituale, oltre che qualificare professionalmente la Real Maestranza. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e per intercessione di Maria Santissima invochiamo la Divina Misericordia. Dal libro del profeta Zaccaria: rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella sua santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato della sua santa dimora. Parola di Dio. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia, per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre.
Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ascoltano la parola di Dio e la osservano. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà e l'umiliazione della sua serva. Così ha cantato Maria nella casa di Zaccaria ed Elisabetta, quando si sente riconosciuta dall'anziana cugina, madre di Giovanni Battista, come madre del Signore. Maria innalza il suo canto a Dio, che non guarda i potenti, che toglie dai troni i prepotenti. Dal Dio innalza il suo canto al Dio che invece volge il suo sguardo ai piccoli, agli umili, a quelli che sanno vivere nel silenzio e nel nascondimento, fidandosi della divina provvidenza del Signore e affidandosi al Signore, adoperandosi, perché davvero ogni uomo, ogni donna sia un essere compiuto, compiuto compiendo la parola di Dio. Maria Santissima ha compiuto in sé l'opera che Dio aveva per lei sognato. Dio da sempre aveva pensato di entrare dentro la realtà della nostra umanità, salvandoci non dall'alto della sua onnipotenza, che come Dio poteva fare, ma salvandoci proprio dal basso della nostra debolezza. Ecco perché ha chiesto misericordia ad una donna, lasciandosi ospitare da questa piccola,
Vergine di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe. E Maria dà il suo sì a Dio, il quale sconvolge i progetti umani, stravolge il sogno di Maria e di Giuseppe di fare famiglia. Ma questo sconvolgimento è in realtà una sorta di completamento, perché Dio permette a Maria e Giuseppe di fare famiglia, ma ospitando in questa famiglia Dio stesso, Dio in volto d'uomo nel bambino Gesù, perché anche Dio vuole fare famiglia, anche Dio vuole crescere in una famiglia. E allora Maria, come farà anche Giuseppe, pronuncia il suo sì a quest'opera di Dio. E Maria legge la storia con gli occhi di Dio, vede che in realtà la storia la scrivono i potenti e i vincitori, ma la fanno gli ultimi e i poveri, quelli che tante volte sono calpestati, quelli che tante volte appaiono sconfitti. Sono i piccoli che fanno la storia di una umanità che non precipita nel baratro della violenza, della prepotenza, dell'abuso e della morte, ma di una umanità che, aggrappata a Dio, provvidenza d'amore, cerca di risalire e di salire sempre più in alto. E il Signore ha voluto lasciarci questa sua madre come nostra madre, lì sul Golgota, quasi le ultime parole di Gesù sono il suo testamento a ciascuno di noi, il suo testamento a Maria, sua madre. Donna, ecco il tuo figlio, figlio, ecco la tua madre. Nessuno di noi dunque è orfano, perché tutti noi abbiamo una madre e l'abbiamo ritrovata questa madre proprio lì dove la morte sembrava trionfare, proprio su quel cranio di Adamo trapassato dalla croce di Cristo. In quell'apparente fallimento siamo nati figli, una nuova vita è germogliata e Maria, che perde Cristo Gesù, il figlio suo, si ritrova con una maternità dilatata all'umanità intera. Maria diventa icona della dilatazione materna e misericordiosa di Dio, è icona del Dio che dilata il suo grembo provvidente e misericordioso per accogliere tutti noi dispersi e peccatori, tutti noi poveri e umiliati. Cari figlioli, voi siete i privilegiati nel cuore di Maria e dunque nel cuore di Dio, perché il Signore sceglie sempre gli ultimi, ha una predilezione particolare per i piccoli, per i calpestati, per i deboli, per i peccatori. E così, consegnandoci come madre la sua madre, ci fa nascere come figli e dunque come fratelli e sorelle, in una
tessitura di fraternità che iscrive in questa storia la nuova civiltà dell'amore. Volgiamo sempre il nostro sguardo a Maria Santissima, perché in lei leggiamo il cuore di Dio, nei suoi occhi troviamo la luce di Dio e nel suo cuore il cuore di Dio. Possa ciascuno di noi non abbassare mai lo sguardo davanti a Maria, nonostante i propri peccati. Guardiamo a Maria e trafiggeremo il cuore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. E diciamo insieme, per intercessione di Maria, ascoltaci Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci Signore. Per la Chiesa e il cammino nel mondo, perché sull'esempio di Maria si apra la parola di Dio e testimoni con la vita ciò che annuncia, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per la nostra città, perché si perseguono progetti di pace e di giustizia e si accolga e si custodisca la vita di tutti, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per i consacrati al regno di Dio, perché vivano la chiamata con la dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché formano un cuor solo e un'anima sola, orientino la loro vita al servizio dei più umili e bisognosi, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve che Dio è fedele alle promesse e accettiamo con gioia la volontà di Dio nella nostra vita, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Thank you.
sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E per intercessione di Maria Santissima, Madre della Divina Provvidenza, vi benedica Dio Onnipotente, Padre,